buongiorno. Guardate come sono cresciuta, sono molto più alta di il matrimonio, vedete? Fa crescere. Ciao! Adriana, tutte e due siamo cresciute! Sì, sono Ila! E Ila è la vecchiaia, sai come invece noi ci manteniamo giovani. Giovane di noi. E dove stiamo andando? Ah, innanzitutto, dove siamo? Siamo? Indovinate? Indovinate un po'. Direi che è abbastanza. È che è abbastanza palese, siamo a Venezia. E che cosa facciamo oggi? 24 ore sulla mia residenza estiva. Esatto, cioè, andiamo nella residenza estiva. Il mio yacht è nascosta, questa cosa per anni. È giunto il momento di dirlo. Come l'hai chiamato il tuo yacht? Spavota Andriani. No, Andriani. Infatti l'hai chiamato Andriani come me, quindi forse è la mia. Vabbè, allora, o è di Laria o è di Adriana, per il fatto che non è mia. Mi viene ancora da vomitare. Brava, brava. Perché giustamente no, lei soffre di mal di mare, ma ha deciso di comprare uno yacht. Comunque no, scherzi a parte, stiamo per fare una giornata, sì, noi tre, con Elisabetta, i nostri uomini, vediamo se ci chiedono. Mi fate un ciao! No, mi fate un ciao per il video, amore! Ma perché il mio video no? Guardate che ciao entusiasta, comunque niente, stiamo praticamente per fare una giornata tutti e otto su uno yacht e non è uno yacht normale, giusto perché insomma già era bello uno yacht normale, è uno yacht con la spa, quindi faremo appunto 24 ore e tra l'altro la giornata è bellissima, la giornata è veramente bella e sono contenta perché a fine settembre avevo paura che potesse fare un pochino freddo e invece sulla barca, stiamo facendo un aperitivo, ci sono anche Elisabetta che prima ho iniziato il vlog e non c'eravate perché loro sono arrivati puntuali a differenza nostra e adesso facciamo un bel aperitivo cin cin amore cin a venire dal suo compleanno fiorenne finalmente si vedeva più di non avere la macchina. Questi sono i cicchetti con l'acqua mandicato, ce n'erano due in più un secondo fa ma non vi dirò chi li ha presi. Sta meravigliosa, ci ha preparato il capitano, prendo il tour dello yacht, camera, un'altra camera con il bagno, la camera di Adriana, in realtà del capitano che si chiama Adriano, esatto. Come Adriana. I cavallucci, il turco, in oro bianco, wow. Stiamo per fare il bagno, meglio Ila, non si vede, c'è tutta questa nebbia, ci siamo struccate e adesso facciamo il bagno turco, che meraviglia, vorrei vivere qui anch'io, no, o almeno fare una bella vacanza bella lunga. Guardate che bel dolce che abbiamo preso io e Adriana. Vediamo.
Wow. Quella gentil collaborazione di Massimo che ci sta rubando un morsettino. O no? Non ce lo stai rubando? No, perché? Ah, me lo stai dando. Ah, grazie amore. Buongiorno. Così.